Bentornati alla nostra bottega dell'italiano. Tra le tante parole che abbiamo qui intorno a noi e sulle quali abbiamo voglia di curiosare, prendiamone una molto comune e che ha anche diversi significati. La parola campione. Campione. Ecco, una parola che va da un significato molto così semplice di parte di un campionario, cioè pezzo che viene presentato come esempio di una produzione, ha un significato anche molto più importante, vincitore, personaggio di rilievo nel, soprattutto nel mondo dello sport. Eh, va bene, è una parola come tante. La cosa che a noi interessa è andare a curiosare da come nasce questa parola, da dove viene, per capire la sua storia e per capire forse anche tante cose che sono collegate con questa parola. Allora, la risposta è molto semplice. Campione deriva da campo. Campo. In, in, in latino, stavo per dire in inglese, scusatemi, ma in effetti siamo talmente abituati a far capo alla lingua inglese come lingua dominante del momento che stavo per fare una gaffa. In latino, perché dal latino noi proveniamo e dal latino proviene anche questa parola, è naturalmente campus. Eh, chi è allora il campione innanzitutto? Cominciamo a capire questo. Come nasce quella, questa parola? Campione è chi scende in campo, non necessariamente chi vince, ecco chi scende in campo e affronta per esempio un duello come questo. Stiamo parlando dell'epoca medievale, stiamo parlando del latino medievale, di un latino che sta diventando italiano, che è quasi ormai diventato italiano, di un mondo nel quale lo scendere in campo aveva un significato, eh, diciamo, molto importante per l'onore della persona, scendeva in campo eh, il, ehm, il cavaliere per difendere la sua fanciulla, scendeva in campo a volte per difendere un ideale, eccetera. Quindi diciamo che è proprio da campo e campo è una parola, come ho indicato qui, è una parola di vastissimi significati. È una parola che ci porta all'idea di una grande spazialità, di un grande e vasto ambiente nel quale agire. Tra le cose che si agiscono, che si fanno nel campo, oltre al duello tra i due cavalieri, come abbiamo visto prima, c'è anche la battaglia. Quindi, diciamo che abbiamo il campo di battaglia. Questo è anche questo è un dato della tradizione, oggi la guerra. È una realtà molto più complessa e a volte anche molto più crudele che coinvolge quasi sempre anche i civili. Nei tempi antichi, anche fino a soltanto un paio di secoli fa, un secolo e mezzo fa, fino all'Ottocento, esisteva questo costume nella guerra di scegliere un campo di scontrarsi tra i due eserciti in un campo che era il campo di battaglia. Quindi avevamo un significato molto più preciso e molto più circoscritto. Vabbè, poi è chiaro che dalla, dal nome campo derivano anche non so, altre realtà come il campeggio per esempio, il campeggio che ci allontana molto. Dall'idea del campo di battaglia, ci avvicina invece a un'idea di natura, un'idea di recupero di una vita eh, molto come dire, di una vita autentica, di una vita all'aria aperta, eccetera, eccetera. E qui eh, potremmo continuare, naturalmente oltre al campeggio abbiamo il camper, abbiamo anche, per esempio, riprendendo il termine latino campus, Ecco, campus è diventato una parola inglese, che poi adesso usiamo anche noi. Il campus universitario è quello spazio che un'università dedica ai luoghi per vivere, ai luoghi di ritrovo, ai luoghi di sport, ai luoghi di studio degli studenti. Quindi è un nome molto ricco, è un nome, è un, è un nome che ha un sacco di significati, dal quale deriva derivano dei verbi, per esempio il verbo campare. Che c'entra campare con campo? C'entra perché campare significa in fondo, eccolo qua, campare significa rimanere in campo, restare in campo. Quindi ecco che il significato è molto chiaro e molto legato all'idea del campo. Mentre se ci aggiungiamo semplicemente una s davanti Abbiamo scampare, non considerate questo, scampare. Scampare significa uscire vivi dal campo. Chi è che scampa? Chi sopravvive a una battaglia, eccetera, eccetera. Bene, passiamo adesso dal campo, visto che siamo, abbiamo comunque sfiorato l'argomento e il mondo sportivo, passiamo ad altri vocaboli, ad altri nomi. Che ci portano in questo mondo, per esempio il nome squadra. Cos'è una squadra? Innanzitutto, una squadra è uno strumento per il disegno geometrico che serve per eh, disegnare linee, angoli retti, eccetera, eccetera. E proprio da squadra, che proviene dal verbo latino exquadrare, eh, che significa rendere quadro, rendere quadrato. E da, proprio da questo significato di rendere compatto deriva il significato traslato, che da squadra intesa come strumento di disegno passa alla squadra come gruppo di uomini che combattono una battaglia, spesso anzi quasi sempre una battaglia sportiva. Ecco dunque la squadra. E qui abbiamo un'immagine particolarmente felice della nostra squadra nazionale. Oggi poi stiamo usando la parola squadra anche in altri campi, dallo sportivo è addirittura esondata nel mondo politico, la squadra dei ministri, eccetera, eccetera. E così il linguaggio nel frattempo si evolve, cambia, si arricchisce di significati. Tornando comunque al mondo sportivo, noi abbiamo, rimanendo proprio alla squadra che abbiamo appena visto, ecco abbiamo, eh, eh, abbiamo la, 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 la rivediamo, il gol, eccolo qua. Gol. Gol è una parola che ci proviene dall'inglese. Io scrivo di proposito gol così. So benissimo che per rispettare la grafia inglese dovremmo scrivere goal, così. In inglese si dice goal. Noi diciamo goal perché abbiamo italianizzato la parola, abbiamo il diritto di farlo. La cosa curiosa è che italianizzandola ritorniamo all'inglese antico, perché questa grafia di goal in inglese deriva da un inglese medievale che era appunto questo. Quindi in fondo siamo perfettamente in carattere nell'usare questa parola che eh, tradotta in italiana eh, in realtà eh, dovremmo dire meta e la meta ci porta subito al pensiero del mondo latino dove nel eh, grande eh, nel circo massimo dove si svolgevano le corse ippiche i due punti estremi vicini alla curva erano due colonnette coniche che erano chiamate mete queste sono le mete alle quali le quadrighe Ehm, corrono per superare la curva e poi superarsi. Quindi meta ha questo significato. Poi meta è passato, è stato usato per esempio come termine nel eh, rugby dove hanno tra tradotto la parola goal in meta italiano. Rugby che è un nome che ci porta a questo punto alla campagna inglese e alla città di rugby nella contea di Warwick che è il luogo dove nell'Ottocento nacque questo sport, eh, così come gioco tra i, gli studenti. Di lì poi divenne uno sport così importante e così diffuso nel mondo. Ecco come, partendo dalla parola campione, siamo arrivati a fare una breve eh, panoramica di vari significati di parole sportive.